Mi chiamo Claudia e sono un'economista esperta in studi di genere delle donne. Ho creato un progetto di sensibilizzazione sulle questioni di genere in Sicilia che ho chiamato La Malafimmina. La Malafimmina in sostanza si divide in una linea di ricerca e costruzione di memoria attiva grazie alle interviste a personaggi celebri e non del panorama femminista siciliano. Mentre sui social ho creato uno spazio sicuro in cui poter dialogare di questioni legate alla discriminazione di genere, alle sessualità non egemoniche e ai movimenti politici transfemministi. Il femminismo è un movimento politico che vuole rivendicare i diritti, in primis, la partecipazione politica e le pari opportunità per le soggettività marginalizzate. Dico soggettività marginalizzate perché il femminismo non riguarda solamente le donne. Infatti io parlo di transfemminismo intersezionale per sottolineare la necessità di inclusione delle persone trans, ma anche delle questioni legate alla discriminazione razziale, di classe o quella legata all'orientamento sessuale. Per darvi un'idea, in Sicilia il tasso di occupazione delle donne in età lavorativa, quindi donne che hanno tra i 15 e i 64 anni, è del 28%. Questo vuol dire che meno di 3 donne su 10 lavorano effettivamente, contro il 55% degli uomini. Anche se le donne in Sicilia, come d'altronde nel resto d'Italia, risultano essere più istruite degli uomini. Tra l'altro, se ci spostiamo in età fertile, quindi che va dai 15 ai 30 anni, questo tasso di disoccupazione di occupazione diminuisce drasticamente perché lavora meno del 20%, quindi 8 donne su 10 in età fertile non lavorano. Questo è effettivamente l'indice di un'impossibilità per le donne di fare entrambe le cose, cioè di partecipare al mercato del lavoro e di occuparsi del carico riproduttivo. Storicamente le femministe hanno avanzato proposte molto diverse per risolvere questo problema. Una parte di femminismo avanza la pretesa di una retribuzione del lavoro domestico, visto che comunque la riproduzione per questioni biologiche implica necessariamente un coinvolgimento maggiore dei corpi femminili. Questa proposta però il problema è che relegherebbe le donne all'ambito domestico, senza offrire loro altre vie d'uscita, altre opportunità. Infatti, un'altra parte di femminismo opta per una redistribuzione del lavoro domestico tra i generi e non solo questo, anche una presa di responsabilità della società nel suo complesso attraverso il sistema di welfare. E per darvi dei dati più aggiornati, al giorno d'oggi nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto. Per farvi capire, in Sicilia l'offerta di posti nido è del 10%, considerando sia quelli pubblici che quelli privati, e nella stessa proporzione si tratta degli altri servizi all'infanzia a tempo pieno. Se però si trattasse solo dei problemi di carattere domestico, quindi legati all'ambito del lavoro domestico, forse sarebbe pure una Pasqua rispetto ai problemi di cui parliamo adesso, perché i problemi esistono anche nei posti di lavoro. Innanzitutto c'è da puntualizzare che le donne scelgono per lo più studi umanistici che sono meno produttivi nel mercato del lavoro, ma anche chi non lo fa, quindi chi studia, chi fa lavori cosiddetti STEM, va incontro a problemi di natura culturale che si traducono in vere e proprie discriminazioni. Una donna è generalmente considerata meno affidabile e meno capace di un uomo, indipendentemente dalle sue effettive abilità e preparazioni. Sono tantissimi gli studi che confermano che gli uomini tendono ad avvantaggiare altri uomini nella carriera lavorativa, mentre le donne in posizioni di potere sono più eque. Considerate che esiste ancora un gap salariale tra gli uomini e donne che si aggira intorno al 27%. Quindi le donne ingiustamente guadagnano meno degli uomini facendo lo stesso lavoro, se non di più. Prima facevo riferimento a un femminismo intersezionale perché le persone che rompono il binarismo di genere, le persone razzializzate, vivono un'ulteriore discriminazione. Per esempio, all'ultimo Pride che è stato organizzato a Palermo, una donna trans ha sentito la necessità di salire sul palco per gridare alla comunità che, nonostante si stesse celebrando l'acquisizione di diritti,
Lei questi diritti non ce li aveva garantiti perché nessuno le dava lavoro a causa della sua condizione. La pandemia, ha esacerbato queste disuguaglianze. In generale, in situazioni di emergenza, le donne sono sempre il parapetto della società. Quelle che non lavorano diventano sempre più povere. E le donne che lavorano sono in genere impiegate in settori, in crisi o comunque a tempo determinato, in cui potenzialmente i contratti sono non rinnovabili. Le donne così vengono rimandate a casa a occuparsi dei servizi di cura che il governo non offre. Pochissimo tempo fa ho sentito la storia di una famiglia di Brancaccio, un quartiere di Palermo, che è in gravissime condizioni a causa della pandemia. Hanno già tre figli, lei ha 29 anni e non lavora, è casalinga. E suo marito fa lavori di fortuna e il caso vuole che lei sia ammalata di Covid e anche la figlia più piccola e sono rimaste nella loro casa, che ha solamente due stanze, raccontano di pareti umide, che la bambina ha sempre avuto la febbre da quando è nata. Il problema è che il governo non garantisce i servizi minimi. Quindi la gente ha paura di ammalarsi e si ammala e viola l'isolamento pur di rimediare pochi euro al giorno. E loro dicevano: è facile dire a tanta gente di stare a casa, di non uscire, è giusto farlo, però è un inferno quando hai una casa di 30 metri e sei pure ammalata.